fedeli alle nostre ferree regole per cui tutte le volte che incontriamo un argomento difficile non dobbiamo mai cambiare strada facendo finta di niente, ma affrontare il problema con ordine e metodo, oggi facciamo insieme una sintesi essenziale sul microbiota per poter chiarire i rapporti che il microbiota ha con il rene. Allora, come sempre, partiamo naturalmente dalla etimologia. Microbiota deriva dal greco micro uguale piccolo e bios uguale vita. E la parola esprime l'insieme dei microorganismi che vivono in uno specifico luogo in un determinato tempo. Il pianeta Terra è colonizzato da microbioti diversi in sedi diverse e il corpo umano è colonizzato da microbioti diversi in sedi diverse. Differenti popolazioni di microorganismi, batteri, virus, miceti, protozoi, vivono nel nostro apparato gastroenterico, nella cute, capelli, cavità orale, zona nasale, sistema respiratorio, apparato genitale, e noi oggi parliamo del microbiota intestinale, che ne costituisce la maggiore rappresentanza ed è composto soprattutto da batteri, quello che una volta chiamavamo la flora batterica intestinale. I concetti di base da interiorizzare sono tre. Che cos'è? Di che numeri stiamo parlando? A cosa serve? Il microbiota intestinale, e noi oggi ci concentriamo su quello batterico, è un vero e proprio organo con un peso superiore a 2 kg, composto da colonie di microorganismi che vivono in simbiosi con noi, distribuendosi su un'area paragonabile ad un campo da tennis, come quella dell'apparato gastroenterico. Stiamo parlando di decine di migliaia di miliardi di microrganismi, un numero 10 volte maggiore di quello di tutte le cellule del corpo umano. Il termine microbioma, invece, si riferisce alla totalità del patrimonio genetico del microbiota ed è espresso da un numero 100 volte maggiore di quello del genoma umano. E adesso siamo arrivati alla domanda fondamentale. A cosa serve il microbiota batterico intestinale? I progressi delle conoscenze hanno messo in risalto l'importanza di questi microorganismi organizzati in comunità, metabolicamente molto attive, in equilibrio dinamico tra di loro e con le nostre cellule, e che possono condizionare l'omeostasi del corpo umano nel bene e nel male. Cominciamo a vedere cosa fanno nel bene. Intanto producono vitamine, perché, come certamente vi ricordate, noi non siamo in grado di farlo, con l'eccezione della vitamina D, che può essere sintetizzata a partire dal colesterolo se la pelle è esposta ai raggi della luce solare, e della niacina, derivata dall'aminoacido triptofano. E quindi noi introduciamo molte vitamine dall'esterno con gli alimenti. E alcune specie batteriche danno un grande aiuto, perché sono capaci di sintetizzare la vitamina K, antiemorragica, e molte vitamine del gruppo B, quali tiamina, vitamina B1, riboflavina, vitamina B2, piridossina, vitamina B6, acido folico, vitamina B9 e cobalamina, vitamina B12, definite energetiche, in quanto agiscono, tra l'altro,
come cofattori enzimatici nelle reazioni metaboliche delle cellule capaci di produrre energia dagli alimenti, immagazzinandola sotto forma di ATP. E poi aiutano nei processi digestivi perché possiedono enzimi che noi non abbiamo e dunque contribuiscono a metabolizzare direttamente carboidrati, grassi e proteine introdotti con la dieta e ottimizzano, grazie alla biotrasformazione in metaboliti secondari, l'attività dei sali biliari prodotti dal fegato e secreti nell'intestino proprio per agevolare la digestione. Poi sintetizzano metaboliti utili come ad esempio gli acidi grassi a catena corta derivati dalla fermentazione di fibre introdotte con la dieta che, immessi in circolo per diffusione passiva e trasporto attivo nelle cellule del colon, esercitano effetti favorevoli sul metabolismo energetico e sulla pressione arteriosa ed hanno anche un ruolo antinfiammatorio. E poi, ancora, producono enzimi che consentono di allontanare sostanze inutili e potenzialmente dannose come lo salato, di cui riparleremo dopo. Ma non finisce qui, perché preservano anche l'integrità funzionale della parete intestinale, che è una vera e propria linea di confine tra mondo esterno e mondo interno, costituita da strati diversi. E lo fanno non solo antagonizzando l'azione di microrganismi pericolosi, ma anche interagendo con il tessuto linfatico associato all'intestino. E questo, attenzione, ci porta in un contesto davvero cruciale, che è quello del rapporto diretto tra i batteri intestinali e il sistema immunitario. Come sempre, anche questo argomento affascinante deve essere approfondito nelle sedi di specifica competenza, mentre noi qui ci limitiamo a ricordare che ben più della metà delle cellule che in tutto il corpo compongono il nostro sistema immunitario sono in dotazione proprio all'intestino, laddove costituiscono una vera e propria centrale operativa in grado di ostacolare tutto quello che si presenta come potenzialmente patogeno, attivando meccanismi locali e sistemici capaci di neutralizzarlo. E fin dalla nascita, il microbiota dell'intestino entra in stretto contatto con il sistema immunitario locale, contribuendo alla sua maturazione ed instaurando un rapporto di equilibrio reciproco capace di distinguere quale specie batterica è tollerata e quale invece è da combattere. Bene, allora queste sono le principali attività del microbiota intestinale, che in condizioni fisiologiche ha un rapporto di equilibrio con il corpo umano definito di eubiosi, termine ancora una volta derivato dal greco e che significa buono per la vita. E oggi conosciamo la composizione del microbiota distribuito lungo tutto il tratto digerente e costituito da decine di categorie diverse, identificate dagli studi congiunti di autorevoli consorzi internazionali e riportate in questo recente lavoro, e sappiamo anche che Firmicutes, prevalentemente gram positivi, e batterioidi, prevalentemente gram negativi, sono le categorie dominanti in condizioni fisiologiche, quando
insieme ne rappresentano circa il 90%, anche se con percentuali variabili riscontrate in parti diverse del mondo. E quindi con un rapporto reciproco variabile come descritto, per esempio, in quest'altro lavoro. Naturalmente, a questo punto, sarebbe tutto molto semplice se in ogni parte del mondo ci fosse un profilo specifico e costante dei componenti di un microbiota intestinale buono, sempre presente per tutti in condizioni di eubiosi, perché questo consentirebbe di identificare facilmente la presenza di alterazioni quantitative o qualitative, definibili come disbiosi e potenzialmente correlabili ad effetti deleteri sull'omeostasi di tutto il corpo. Ma la realtà scientifica è ben diversa e, come sempre, molto più complessa e articolata. Prima di tutto, oltre alla variabilità geografica, si è già dimostrata una variabilità del profilo eubiotico del microbiota intestinale nelle persone sane, correlata a cause diverse, tra cui età, ambiente di vita, abitudini alimentari e attività fisica. E poi, naturalmente, occorre dimostrare che quando in condizioni patologiche diverse si riscontra una disbiosi del microbiota intestinale, è la diversità del microbiota a condizionare la patologia e non viceversa. Certezza che in diversi contesti è già stata raggiunta grazie soprattutto a modelli sperimentali. Allora, è chiaro che la strada è ancora ardua e lunga, ma le prospettive sono certamente strepitose. Profili potenzialmente disbiotici del microbiota intestinale sono stati riconosciuti in corso di malattie infiammatorie intestinali, nei pazienti con diabete, obesità, malattie autoimmuni, allergie, in presenza di patologie cardiovascolari, malattie del sistema nervoso centrale ed anche in corso di neoplasie, per esempio nei pazienti non responder a farmaci rivolti contro i checkpoint immunitari. E di conseguenza un numero crescente di studi sta valutando la possibilità che modifiche della composizione del microbiota finalizzate a riavvicinarlo al profilo quantitativo e qualitativo dell'eubiosi siano in grado di influire favorevolmente sul decorso delle patologie in atto. E adesso veniamo al rene. Profili potenzialmente disbiotici del microbiota intestinale sono stati riscontrati in presenza di molte patologie renali differenti e, per iniziare dai contesti più semplici, partiamo ad esempio da calcolosi e infezioni delle vie urinarie. Vi ricordate che, parlando delle attività utili dei batteri intestinali, abbiamo detto che allontanano sostanze inutili e dannose? Ecco, un esempio è proprio lo salato. Considerato un prodotto finale non più utile del metabolismo, derivato principalmente da sintesi epatica e introduzione con il cibo, ed allontanato poi con le feci e con le urine, e che è pericoloso perché in presenza di calcio cristallizza. Ma i batteri intestinali sono capaci di degradarlo, e non solo l'Oxalobacter formigenes, considerato lo specialista del settore,
perché l'ossalato è la sua principale fonte energetica, ma anche i cosiddetti generalisti oxalotropi, che lo degradano insieme ad altri prodotti. E dunque la ricerca scientifica valuta l'ipotesi di potenziare la presenza di questi batteri intestinali come strumento di prevenzione nei confronti del rischio di calcolosi ossalica, naturalmente a fianco di tutte le altre strategie già in atto. Il rapporto tra microbiota intestinale ed infezione delle vie urinarie è un argomento studiato da molti anni, a partire dalle iniziali ipotesi patogenetiche della contaminazione per via linfatica degli spazi periuretrali e successiva colonizzazione. Le sintesi più recenti confermano i rapporti tra Escherichia coli intestinali ed Escherichia coli urinari, che sono i principali patogeni responsabili delle infezioni locali, e dimostrano le correlazioni tra specifici profili del microbiota intestinale e maggior rischio di infezioni delle vie urinarie, aprendo la strada alla valutazione di interventi finalizzati ad orientare il microbiota intestinale verso il profilo ritenuto più favorevole. Poi, per quel che riguarda la nefropatia diabetica, è interessante l'osservazione che modelli sperimentali hanno dimostrato come il fenilsolfato produca albuminuria e danno podicitario, per cui le ricerche si sono finalizzate a cercare di ridurre la produzione di questo metabolita, innescata proprio dai batteri intestinali, che trasformano la tirosina introdotta con la dieta in fenolo, a sua volta convertito in sede epatica a fenilsolfato. E ora passiamo ai contesti ancor più complessi. Visti gli stretti rapporti tra microbiota e sistema immunitario, naturalmente molti studi si sono concentrati sulle nefropatie in corso di lupus ed hanno dimostrato in modelli sperimentali una correlazione inversa tra maggiore attività della malattia lupica, dimostrata da un maggior peso dell'indice SLEDAI, e minore eterogeneità delle componenti batteriche insieme a una diminuita proporzione delle specie commensali ritenute protettive, aprendo così all'ipotesi di prospettare anche strategie di modifica del microbiota intestinale come integrazioni aggiuntive alle terapie consolidate. E poi, vista l'ingente produzione di IgA da parte delle plasmacellule localizzate a livello intestinale, anche la glomerulonefrite e depositi di IgA ha stimolato molti studi finalizzati a chiarire possibili meccanismi di interazione tra la flora batterica intestinale e la patologia renale in atto e a verificare se modificazioni del microbiota possano aggiungere un contributo favorevole ai trattamenti terapeutici specifici già in atto. Naturalmente, le relazioni tra microbiota intestinale e sistema immunitario sono anche alla base dell'interesse suscitato dallo studio del microbiota in corso di trapianto renale, contesto in cui analisi sempre più approfondite hanno chiarito scenari e prospettive diverse. Prima di tutto, il trapianto modifica il microbiota non solo intestinale ma anche orale ed urinario, a causa soprattutto della terapia con farmaci immunodepressori e antibiotici, e da decenni conosciamo gli effetti sul microbiota orale che producono ceppi responsabili
di quella caratteristica ipertrofia gengivale correlata a dosaggi particolarmente elevati di ciclosporina. Ma più recentemente, anche a carico del microbiota intestinale sono state osservate nei primi mesi dopo il trapianto renale modifiche in eccesso e in difetto delle percentuali di molte componenti diverse della comunità batterica presente. Per contro, si sono dimostrate anche correlazioni in senso opposto, e cioè il microbiota intestinale ha un ruolo nel condizionare l'assorbimento ed il metabolismo degli immunodepressori, per cui, a fronte di variabilità interpersonali nel microbiota, si osservano differenze interpersonali nei dosaggi terapeutici richiesti e negli effetti collaterali di inibitori delle calcineurine e micofenolato. È chiaro che un intreccio così complesso ha rappresentato la base per molte ipotesi di lavoro finalizzate a chiarire i rapporti di causa ed effetto tra organo trapiantato e microbiota. Prima di tutto, se esista un profilo del microbiota intestinale eubiotico, caratteristico del trapianto renale con esito favorevole, e dunque se si possano invece identificare profili particolari di un microbiota disbiotico in presenza di rigetto, ripresa funzionale scarsa o complicanze infettive. E poi, se utilizzare strumenti in grado di orientare il microbiota verso quella specifica composizione associata all'andamento più favorevole degli esiti complessivi del trapianto possa fornire un contributo aggiuntivo a fianco delle terapie specifiche già in atto. Ok, certamente tutto molto interessante, ma attenzione, i rapporti tra microbiota e rene finiscono qui? Assolutamente no. Questa immagine è utile perché sintetizza i contesti in cui patologie a carico di diversi organi ed apparati sono risultate associate a quadri disbiotici del microbiota intestinale. Ma non basta per esprimere i rapporti tra il microbiota e il rene, perché solo con il rene è presente un legame esclusivo e molto particolare. E per l'ennesima volta non si tratta di una visione un po' nefrocentrica del corpo umano, ma di una realtà semplice e inequivocabile che rende assolutamente unico il rapporto che il microbiota batterico intestinale ha proprio soltanto con il rene. E questo rapporto è l'asse di smaltimento microbiota-rene che abbiamo ripassato nel supplemento di Memo 6. Le ricerche scientifiche hanno ormai ben chiarito che il microbiota intestinale e il rene sono protagonisti in sequenza obbligata di procedure di smaltimento di scorie metaboliche, il che significa che il microbiota nel suo lavoro fisiologico può produrre metaboliti che, talora, anche dopo ulteriori tappe intermedie, alla fine saranno poi allontanati dal rene. Allora, il punto cruciale è che se il lavoro di escrezione renale si riduce, questi metaboliti si accumuleranno nel corpo umano. Ecco perché per conoscere davvero i rapporti tra microbiota intestinale e rene non basta questa prima immagine. Per avere un'idea completa dei rapporti tra microbiota e rene, bisogna aggiungere al primo schema la seconda immagine, che esprime questo rapporto unico ed essenziale per cui tutti
tutte le volte che si crea una riduzione della funzione escretoria del rene, sia acuta che cronica, va in crisi l'asse di smaltimento microbiota rene. E questo avviene naturalmente non solo in presenza delle patologie renali citate qui come potenzialmente correlate a quadri disbiotici, ma tutte le volte che, per qualunque causa, si crea un'insufficienza renale acuta o cronica e dunque tutte le volte che viene meno la funzione escretoria del rene, e cioè la capacità di allontanare tutto quello che deve essere eliminato dal corpo umano attraverso la filtrazione glomerulare e o la secrezione tubulare. In tutti questi casi si accumulano inevitabilmente dei metaboliti prodotti dal microbiota intestinale potenzialmente tossici che possono comportarsi come tossine uremiche. Nel supplemento di Memo 6 avevamo citato come esempio i metaboliti prodotti dal microbiota a partenza da aminoacidi introdotti con la dieta, come paracresolo e indolo, che dopo un ulteriore passaggio attraverso il metabolismo epatico vengono allontanati dal corpo umano solo grazie ai processi di secrezione da parte del tubulo prossimale, perché il loro legame proteico ne impedisce la filtrazione attraverso i glomeruli. E attenzione, qui si parlava di sostanze secrete dai tubuli, perché il film era dedicato ai tubuli renali, ma naturalmente questo asse di smaltimento tra microbiota e rene esiste sia per i metaboliti legati alle proteine, sia per quelli non legati, che vengono perciò allontanati grazie alla filtrazione glomerulare. Allora, oggi è ormai ben chiaro che indossil solfato e paracresil solfato responsabile di effetti dannosi sia locali nella sede di secrezione tubulare dove accelerano la progressione del danno renale che sistemici attraverso meccanismi diversi sono solo due esempi delle molte tossine uremiche derivate dall'attività del microbiota intestinale che si accumulano in presenza di insufficienza renale. E dunque io non vorrei sembrarvi ripetitivo, ma vi ripropongo la stessa domanda con cui ci siamo lasciati nel supplemento di Memo 6. Non vi sembra che, dopo circa due secoli, sia il momento di andare oltre la misurazione di creatinina, urea ed acido base per valutare la funzione renale e l'entità della sindrome uremica nella nostra pratica clinica quotidiana? E dunque, io direi che, ancora una volta, come sempre, quello che dobbiamo fare è studiare. Tutto un mondo di ricerche in dirompente espansione conoscitiva sta producendo i risultati di studi sempre più approfonditi sui punti cruciali dell'argomento. Primo, quali componenti del microbiota batterico intestinale producono metaboliti ad escrezione renale che, in presenza di insufficienza renale acuta e cronica, si accumulano comportandosi come tossine uremiche? Secondo, come si chiamano questi metaboliti che diventano tossine e che noi dobbiamo metterci a misurare nel sangue dei nostri pazienti nella pratica clinica quotidiana? Terzo, quali manovre possono risultare efficaci per diminuire direttamente la produzione dei metaboliti potenzialmente tossici e o aumentarne l'allontanamento?
conclusione, perciò, per approfondire i rapporti tra microbiota e rene, noi dobbiamo non solo studiare le relazioni tra patologie renali e disbiosi del microbiota intestinale anche con funzione renale normale, ma poi soprattutto studiare le tossine uremiche prodotte dal microbiota intestinale in corso di insufficienza renale. Bene, a questo punto ancora una volta possiamo chiudere con una delle nostre solite provocazioni intellettuali. Sono certo che voi siete consapevoli del fatto che l'importanza del microbiota intestinale nella storia dell'umanità ha radici davvero molto antiche, tanto che già Ippocrate, più di 400 anni prima di Cristo, affermava che tutte le malattie cominciano nell'intestino. E poi, molto più recentemente, in Africa, i beduini assumevano per bocca le feci dei loro cammelli per curare la dissenteria. E dunque, cosa ne direste di abbandonare il ruolo di spettatori e buttarvi come protagonisti in appassionanti ricerche che raccolgano le energie, il rigore scientifico e l'entusiasmo di gruppi interdisciplinari finalizzati ad ottenere nuove, utilissime e stimolanti informazioni sui rapporti tra microbiota batterico, intestinale e rene, capaci davvero di far progredire la diagnosi e la terapia in molti contesti diversi?